Buona domenica, benvenuti in questo nuovo video. Video che oggi dedico ai profumi fratelli, a profumi low cost, dal costo davvero piccolo e contenuto, che ricordano profumi di nicchia o profumi commerciali di grandi marche con un costo importante. C'è già un altro video qui nel canale su questo argomento, e in quel video trattai per lo più fragranze adatte all'inverno, all'autunno, quindi profumi con quel tipo di caratteristiche, mentre oggi vi parlo di profumi fratelli più adatti alla primavera e all'estate, e vi parlerò di ben 10 profumi, 10 profumi che avete visto ancora qui nel canale di note di Profumo, e che sono profumi che ho sperimentato tanto sulla mia pelle e che amo tenere nella mia collezione. Inizio subito con un super low cost, un profumo che costa tra i 2 e i 3 euro ed si tratta di una acqua profumata di Nani. C'è un video qui nel canale dedicato alle acque profumate di Nani, e questa è la mia preferita in assoluto. Si tratta di Vento del Sud di Nani. Ricorda davvero tantissimo una famosa vaniglia, è un profumo di nicchia, la vaniglia di Saint Barth. Io ho avuto modo di provare la crema corpo della vaniglia di Saint Barth. Il profumo è buonissimo, l'ho provato più volte in varie profumerie di nicchia, ma questa acqua profumata da 2-3 euro la ricorda tantissimo. Tra l'altro è tra le più persistenti delle acque profumate di Nani. Allora, la persistenza non è paragonabile alla vaniglia di Saint Barth, ovviamente, ma stiamo parlando di un profumo di pochi euro, di 2-3 euro, che veramente la ricorda tantissimo e che ovviamente non avrete problemi a spruzzare e rispruzzare. Questa è una vaniglia adatta a questa stagione, una vaniglia fresca, una vaniglia tra l'altro che consiglio spesso anche quando mi scrivete in privato, a volte su Instagram, come vaniglia da utilizzare per il layering, perché va d'accordissimo con molte fragranze. Vento del Sud di Nani. Un profumo che potete trovare, l'ho visto anche su Notino, per 14 euro, quindi un prezzo contenuto per un 120 ml di profumo, è questo Tea Rose di The Perfumer's Workshop. Questo è addirittura uno dei profumi preferiti di una famosissima star, di una grande attrice, di Nicole Kidman. Tea Rose è una buonissima rosa, per chi ama i profumi che sanno di rosa, una rosa piuttosto naturale, è veramente dura parecchio sulla pelle, io riesco a sentirla anche il giorno seguente, anche se si tratta di un eau de toilette. Profumo stupendo che ricorda davvero tanto uno dei miei profumi alla rosa preferiti, il Red Rose di Jo Malone. E non solo, sempre su queste corde, un altro profumo che ricorda il Tea Rose è il profumo di Serge Lutens, Sua Maestà la Rosa, profumo che io ho avuto in passato, e simile sempre a Tea Rose è anche la rosa di Erbolario, questa rosa classica. Sto parlando non del profumo alle tre rose, ma proprio la prima rosa, credo, che Erbolario mise in commercio, ed è questa. La scatola è sempre rimasta la stessa. Davvero vi consiglio di prenderlo se amate la rosa, veramente potrebbe essere anche un blind buy questo. Stupenda, davvero stupenda. Rispetto ai Red Rose di Jo Malone, trovo che la rosa di Jo Malone sia ancora più naturale. Qui si ha proprio la sensazione di mettere il naso dentro una rosa rossa fresca. E invece la Tea Rose in apertura
ha un qualcosina di profumatore per armadi. Questa è la mia sensazione appena la spruzzo, però dopo poco, quando il profumo si asciuga sulla pelle e va nel dry down, quello che rimane è qualcosa di davvero molto simile. Davvero anche questo un low cost super degno di nota. E sempre visto che vi ha citato Erbolario, Erbolario ha sempre delle chicche nelle sue collezioni. Un profumo che ricorda un profumo di nicchia, una nicchia comunque alla portata di tutti, è questo Regine dei Prati di Erbolario. Regine dei Prati è un campo di fiori, questo è primavera dentro un flacone. Abbiamo anche la Regina dei Prati, che è la Margherita qui al suo interno e che decora anche nei disegni il flacone. Abbiamo note di camomilla. Questo è proprio l'estate, questo profumo. Buonissimo. Buonissimo, tra l'altro, con una persistenza più che moderata sulla pelle. E questa Regina dei Prati ricorda un profumo di Fragonard. È un profumo di Fragonard, che è un marchio di grasse, un marchio di grasse che a me piace moltissimo, ne ho parecchi in collezione. E si tratta del profumo Grenade P1, ma non ha un costo eccessivo quello di Fragonard, però siamo sempre attorno ai 40 euro, mentre da Erbolario, questo Regina dei Prati, lo potete trovare per 23 euro massimo. Profumo super floreale che si adagia su queste note di legni, come ad esempio il legno di cedro. Abbiamo anche note ambrate. Nel cuore, assieme a questi fiori che vi ho citato, abbiamo anche il legno di palissandro e anche un sentore un po' verde che ricorda proprio l'odore dell'erba dei prati. E a proposito di note verdi, c'è un profumo meraviglioso in casa Avon. Se ce l'avete, tiratelo fuori, della collezione Avon Artistique, però purtroppo vedo che è uscito fuori produzione. Questo profumo è il profumo Magnolia en Fleur, creato niente meno che da Maurice Rossel, che è il naso profumiere che ci ha dato grandi capolavori della profumeria, come per esempio l'Insolence di Guerlain. Questa è una magnolia. La sento addirittura senza ancora aprire il flacone, perché è impregnato la scatola. È stupenda. Questa è una magnolia con note verdi al suo interno e ha anche la gardenia nel cuore. È proprio un floreale con queste note verdi splendide che va a finire su un fondo muschiato. Maurice Rossel qui ha creato una fragranza che ricorda un famoso profumo fuori produzione che è Envy di Gucci. Profumo straordinario. Qui ci sono addirittura due tipi di muschio nel dry down, accompagnato alle note del sandalo. E come vi dicevo, totalmente floreale il cuore della fragranza, perché abbiamo la magnolia, la gardenia e il gelsomino, con questa apertura di bergamotto e verde e peperosa, che rende il profumo davvero frizzante, bellissimo per la primavera. E un profumo che io amo molto da parecchio tempo è il profumo delle fate. Il profumo delle fate viene prodotto da Erboristeria Magentina e ricordo quando io creavo creme fatte in casa nel mio canale di Giardino di Rosa Spina. Andavo sempre nel forum di Lola a cercare le ricette e in quel periodo stavano cercando di riprodurre in casa l'olio delle fate, perché tutte erano innamorate di quella fragranza, di quel profumo. Anche qui abbiamo sentori di fiori gialli. Questo è un floreale giallo, bianco, con note di fiori bianchi. Abbiamo il gelsomino al suo interno. È davvero buonissimo questo profumo. È un floreale agrumato, perché ci sono anche molte note agrumate, ed è una fragranza da relax, una fragranza da fata proprio. Il nome, secondo me, di questa fragranza rispecchia quella che è l'anima di questo profumo. Profumo che è paragonato a un profumo che sarebbe Chastain Rêve di Nicolas Parfumeur. Ha delle note anche leggermente speziate, perché
Oggi lo voglio indossare questo profumo delle fate, mi sento particolarmente in armonia con questa fragranza, anche delle note speziate, dicevo, al suo interno, tra cui la cannella, ma quello che io ci sento di più sono questi fiori bianchi agrumati. Buonissimo questo profumo delle fate. Abbiamo anche note verdi, abbiamo il petit grain, è una chicca questa fragranza. Io la pagai 25 euro e c'è ancora il prezzo, viene ancora il prezzo qui sulla scatola. Ed ha anche una buona persistenza, profumo da nanna, da relax, quando si vuole avere addosso quest'aria un po' sbarazzina, un po' primaverile, che ci fa sentire una fata dei boschi. È un profumo di cui non mi stancherò mai di parlarvi perché è un capolavoro. Questo profumo ha ricevuto un premio, un Fifi Awards, ve ne ho già parlato nel video dedicato ai profumi low cost di Fiori Bianchi, ed è il profumo di Avon Today. Questo è un Fiori Bianchi davvero raffinato che io consiglio anche come profumo da sposa. Ha una piramide olfattiva particolarissima ed è stato creato appunto da Oliver Cresp, naso che ci ha dato capolavori come Angel della profumeria, e Avon veramente ha Today come fragranza, che è un fiore all'occhiello di questo marchio. Questo profumo ha anche note di tuberosa al suo interno, ma non è una tuberosa carnale, ma più verso il lato fine, raffinato, particolare note come quella del cactus, un fondo muschiato. E questo profumo mi ricorda molto un profumo di nicchia che ho in collezione e che amo tra l'altro molto, che è Solista di Laura Tonatto, anche questo super primaverile. Immaginatevi una passeggiata in un campo in primavera, quando iniziate ad odorare i profumi dei fiori bianchi nell'aria. Di fiori bianchi stiamo parlando per quanto riguarda entrambe le fragranze. Poi sempre Avon ha un profumo che c'è da una vita e nella sua collezione, profumo che costa pochissimo, si tratta di uno de toilette, non ha grande persistenza ma è veramente piacevolissimo da portare in primavera estate, ed è il mitico Pur Blanca. Il Pur Blanca è un profumo floreale, muschiato, e dove si sente anche una nota di peoni, abbiamo la rosa bianca al suo interno. Questo profumo mi ricorda tantissimo Noa di Cacharelle, ma un altro profumo è anche il profumo di Bulgari Omnia Crystalline. Direi che siamo su quel tipo di vibrazioni, su quel tipo di fragranza, e veramente si può riuscire ad averlo a un prezzo molto low cost. Abbiamo anche una nota particolare floreale che è quella della Fresia, ma immaginatevelo questo come un profumo luminoso, un profumo che sa di pulito, che potete portare in qualunque momento della giornata per sentirvi in ordine, per sentirvi a posto. È un profumo comunque che fa sentire a proprio agio le persone che lo indossa, dà proprio quella sensazione di biancheria pulita. E proseguo con un altro dei miei profumi preferiti low cost, di questo ve ne ho anche già parlato, ed è la Violetta di Bottega Verde. Violetta di Bottega Verde è un profumo da pochi euro che, se beccate, se trovate, se riuscite a trovare anche scontato, perché spesso Bottega Verde offre degli sconti vantaggiosi, a volte anche fino al 50%, non fatevelo scappare. Se amate i profumi talcati, perché di un profumo talcato con nota di viola si parla, è davvero carinissimo. È uno de toilette e questo è il flacone con lo stesso pack che hanno tutti i profumi eau de toilette di questa collezione di
di Bottega Verde. Abbiamo note di violetta, mandarino, iris e un fondo caldo, ambrato, dove abbiamo anche la nota della fava tonka. Questo profumo che cosa ricorda tantissimo? Ricorda assolutamente tanto tanto il Lo Chloé. Io vi sto facendo vedere la versione Lo Chloé Intense, ho anche la versione classica di Lo Chloé, che però è un profumo che ha finito fuori produzione, profumo splendido, questo è un profumo buonissimo. E se volete un'alternativa low cost, direi che con Bottega Verde Violetta ci siamo assolutamente. Come un ottimo profumo di Avon è anche il profumo, il Faraway Infinity, che io ho da parecchi anni, che mi piace tantissimo. È un bellissimo vanigliato estivo questo, un profumo che amo tanto portare in estate. Ha non so che di tropicale ed è stato creato da Honorin Blanc, un naso profumiere davvero famoso nel panorama internazionale. Qui abbiamo note di fiori bianchi, anche questo è un floreale bianco vanigliato, note come la gardenia, note come il gelsomino e questa vaniglia importante. Oltre al gelsomino abbiamo anche fiori d'arancio, è proprio un bouquet di fiori bianchi quello che sta nel cuore della fragranza. E mi ricorda moltissimo, ho dedicato un video a questo Faraway Infinity paragonandolo a Olympia di Paco Rabanne. Olympia di Paco Rabanne è una vaniglia salata, qui si sente ancora di più la nota salata, è il profumo che io chiamo la fragranza del mare d'inverno, perché comunque è questa vaniglia rassicurante, calda sulla pelle. E più corposo, più cremoso, mentre il Faraway Infinity è ancora più adatto secondo me a questa stagione, a questo periodo dell'anno, ma la familiarità con questo Olympia io ce la sento davvero tanto tantissimo. E un profumo con cui voglio chiudere questo video, ed è un profumo davvero stra buono a un prezzo super cheap, low cost, è il Red Fig di Monotema, un profumo con note verdi, lici in apertura, abbiamo la nota di fico assieme alla nota di gelsomino nel cuore e un fondo muschiato. Eccolo qui con il suo bellissimo flacone, sono tutti molto carini questi flaconi di Monotema, ed è bella anche la sua scatola. Questo profumo racchiude in sé sia le note verdi del fico, proprio dei rametti dell'albero, delle foglie, ma anche del frutto carnoso, e ricorda davvero tanto, io ne ho un campioncino, il profumo Philosophos di Diptyque. Qui stiamo parlando di un profumo di nicchia che è su tutt'altra fascia ovviamente di prezzo. Differenze? Sì, differenze ce ne sono, soprattutto in apertura, perché all'inizio sento di più la nota fruttata del frutto in Red Fig di Monotema, ma poi anche qui nel Dry Down finiscono per assomigliarsi davvero tanto. In Philosophos di Diptyque sento di più la parte verde, sia la parte della foglia che la parte legnosa, ma veramente questo Red Fig è stupendo, è meraviglioso, e direi che andando avanti con la stagione, soprattutto quando inizia a fare molto caldo, questo profumo è anche energizzante, è un paesaggio mediterraneo dentro un flacone, lo amo alla follia questo Red Fig di Monotema, come tanti altri profumi al fico, perché nella mia collezione ne ho davvero parecchi, amando molto tutti i profumi che sviluppano questo tipo di nota.
Bene, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video qui nel canale di Note di Profumo. Spero tanto che abbiate apprezzato questo video, di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grosso bacio, vi auguro ancora buona domenica e vi do appuntamento al prossimo video, parlando sempre di tante tante fragranze profumate, ma non solo, ci saranno anche altre sorprese e tratteremo anche altri argomenti. Ciao a tutti!